Jarosinski, parliamo anzitutto della partita di sabato contro la Salernitana, squadra che è in difficoltà, viene da una serie di sconfitte consecutive, tu un ambiente che conosci bene, che partita ti aspetti? Si aspetta una partita difficile anche per noi, perché andiamo a Salerno a giocare contro una squadra forte con bell'attacco e soprattutto dobbiamo vincerla, perché siamo in difficoltà anche noi, quindi 3 punti sono il nostro obiettivo. Ecco, ti chiedo, Pavel, perché comunque diciamo che è una domanda che viene un po' spontanea guardando come giochi sia esterno che centrale. Ti senti più un difensore centrale o più un terzino? Tutti e due posizioni mi vanno bene, però ultimi quasi 2 anni gioco come terzo centrale, quindi questa posizione in questo momento più vicino. Cosa serve al Pescara secondo te nel girone di ritorno per cambiare un po' marcia e trovare questa salvezza tranquilla? Secondo me dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Dobbiamo credere in noi stessi molto di più, perché non abbiamo dimenticato come si gioca a calcio, quindi questo sarebbe il primo step per cambiare il nostro gioco.